Di abilità alternativa arriva Trigoso, tavolo di studio per il progetto finalizzato a sgravare il borgo dal traffico pesante diretto a Fincantieri e Arinox. Regione Liguria dunque ha disposto l'istituzione di un tavolo tecnico a supporto della verifica di ottemperanza del progetto elaborato dal Comune di Sesto Levante come studio preliminare. Il tavolo tecnico sarà composto dal settore valutazione impatto ambientale, dal settore ecosistema costiero della Regione Liguria, dal Comune di Sestri, da Città Metropolitana e da ARPAL. Procede a Sestri Levante il percorso verso un nuovo sistema di viabilità nella frazione di Riva Trigoso, finalizzata a sgravare il borgo dal traffico pesante diretto alla stessa Fincantieri e all'Arinox. Regione Liguria ha infatti disposto l'istituzione di un tavolo tecnico a supporto della verifica di ottemperanza del progetto elaborato dal Comune di Sesto Levante come studio preliminare. Il tavolo tecnico sarà composto dal settore valutazione impatto ambientale, dal settore ecosistema costiero di Regione Liguria, dal Comune di Sesto Levante, da Città Metropolitana di Genova e da ARPAL. Lo fa sapere il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente e Territorio, che dice: "Avevo chiesto pubblicamente l'istituzione di questo tavolo già a partire dalla fine dello scorso mese di luglio. Lo sviluppo dello stabilimento di Riva Trigoso, di un'industria strategica quale Fincantieri, è un fatto positivo, foriero anche di nuova occupazione per i giovani del comprensorio, che va contemperato con le esigenze espresse dal territorio per quanto concerne la conservazione degli arenili e della costa, il contenimento dell'erosione, la vivibilità e la viabilità nelle aree circostanti." Partono a Sestri Levante i lavori di realizzazione del nuovo canale delle acque bianche nella frazione di San Bartolomeo della Ginestra. Le aree di cantiere saranno consegnate martedì 21 febbraio. È il primo lotto di un nuovo canale complessivo che partirà da Via Cagliari, passerà sotto la rete ferroviaria e risalirà in via Monsignor Vattuone. Finanziato grazie alla progettazione presentata dagli uffici comunali per 980.000 euro con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per 170.000 euro dal lato di Città Metropolitana di Genova. Gli uffici comunali di Sestri Levante nel contempo hanno presentato a finanziamento ulteriori progetti che coinvolgono le frazioni e le aree che si trovano al di sopra della frazione di San Bartolomeo e tutti gli impluvi collegati. L'intervento, dice l'assessore comunale ai lavori pubblici Paolo Valentino, è frutto di una programmazione prioritaria di risorse finanziarie e progetti avviata fin da inizio mandato per dare concretezza e sostanza alle parole prevenzione e mitigazione del rischio idraulico. Sarà il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile a indicare le priorità per accedere agli ultimi residui dell'intervento emergenziale. Lo ha detto nell'ultimo consiglio regionale l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedroni in risposta ad un'interrogazione illustrata da Sergio Rossetti del Partito Democratico, che chiedeva conto degli interventi ancora da realizzare a seguito dei danni provocati dalla mareggiata dell'ottobre 2018. Rossetti ha ricordato i 6 milioni e mezzo di euro stanziati da protezione civile per le somme urgenze per gli interventi di pubblica emergenza, sottolineando che nell'elenco dei comuni liguri beneficiari figurava anche Recco per circa 420.000 euro. Giampedrone ha spiegato che la procedura dei risarcimenti è giunta all'ultima tranche dei finanziamenti. Nuove risorse per l'agricoltura ammontano a oltre 780.000 euro, infatti per il territorio di Città Metropolitana di Genova i contributi concessi da Regione Liguria ad aziende agricole, cooperative, scuole, università, associazioni di categoria e altri enti nel quadro del bando del programma di sviluppo rurale, dedicato agli interventi per il recupero, la conservazione, lo studio e il rilancio delle coltivazioni tipiche. Ci sono 10 progetti finanziati, tra questi la pomologia del Tiguglio, conservazione dell'agrobiodiversità frutticola, che ha come capofila il villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno, e tutela e conservazione della biodiversità ortiva del Levante Ligure, promosso dalla cooperativa agricola Lavagnina di Lavagna.
A Chiavari avanzano i lavori di ampliamento e sistemazione della spiaggetta del porto turistico. Il progetto prevede nuove aree fitness per il tempo libero, una rampa di collegamento con la passeggiata, spazi verdi e il potenziamento della rete di videosorveglianza e della pubblica illuminazione. La spesa è di 430.000 euro totali. Il sindaco Federico Messuti parla di un parco urbano tra il fronte mare e il centro storico. Tra le dune e lo stabilimento balneare, dice il primo cittadino, sono in fase di realizzazione due aree, la prima destinata allo sport all'aperto, con l'installazione di diverse attrezzature, e l'altra adibita a zona relax, spazi che andranno a integrarsi con la spiaggia per tutti, l'arenile comunale accessibile. È stato convocato alle ore 21 di mercoledì della prossima settimana il Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure. Se si esclude una variazione di bilancio presentata dalla Giunta, saranno in discussione tutte le pratiche delle minoranze. La prima interpellanza di Progetto Santa Insieme con Voi chiede l'istituzione della figura del Presidente del Consiglio Comunale, attualmente ricoperta dal Sindaco Paolo Donadoni. La seconda chiede conto di Via Mortero, l'area dove dovevano essere realizzati i lavori di ingegneria naturalistica che ha presentato al momento degli smottamenti, sui quali il Comune San Margheritese ha intimato un intervento di messa in sicurezza al privato che l'ha in concessione. L'opposizione chiede se ci siano ripercussioni sulla sicurezza dei vicini campi sportivi, ipotesi smentita dalla Giunta Comunale. All'ordine del giorno anche la prevista acquisizione di Villa Carmagnola che il Comune di Santa Margherita Ligure vuole comprare dall'Università, su cui la minoranza chiede aggiornamenti. Intanto sempre il gruppo di minoranza Progetto Santi Insieme con Voi torna a criticare il degrado in città dei Giardini Amari. I consiglieri di minoranza dicono: il rissò è completamente rotto e fonte di pericoli per i pedoni. I pali dell'illuminazione pubblica si presentano senza manutenzione, alcuni senza lampione. In ghiaia manca la sostituzione delle palme tagliate. Ci dispiace che la zona interessata, che dovrebbe essere il biglietto da visita per la Perla del Tiguglio, sia completamente abbandonata dalla visione turistica della Giunta di Santa. Il comune di Sestri Levante fa sapere che si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di rifacimento della copertura del mercato del riuso in zona Tannino, attivo dal 2017 prima in questa zona. L'intervento è frutto di un investimento di oltre 142.000 euro per migliorare l'utilizzo degli spazi destinati al riciclo e alla seconda vita dei beni usati ma ancora in buono stato. Ha riguardato i 245 metri quadrati di copertura dell'ex mattatoio, consentendo di rendere nuovamente utilizzabili 200 metri quadrati di spazi che saranno utilizzati come deposito. Gli uffici comunali di Sestri Levante hanno poi candidato a finanziamento alcuni progetti per il completamento dei serramenti e di altre opere di rifinitura che una volta eseguiti consentiranno di utilizzare gli spazi in questione, creando anche un piccolo laboratorio di falegnameria e di piccole manutenzioni. Buona giornata. Il 14 febbraio non è soltanto la giornata degli innamorati, è anche la giornata mondiale delle cardiopatie congenite, una patologia che colpisce anche tanti bambini. Questa giornata non ha in genere molto rilievo sui media, ma è estremamente importante ricordarla e possibilmente supportarla. In prima fila, tra le associazioni che parlano ed aiutano in molteplici modi a curare questa patologia, c'è l'associazione Piccoli Cuori, nata nel 98 grazie all'impegno di genitori di piccoli pazienti affetti da cardiopatia congenita, è diventata negli anni un punto fermo dell'Istituto Gaslini. Con il tempo si sono uniti piccoli pazienti diventati adulti, che vengono definiti GUCCH, che sta per persone nate con una cardiopatia congenita che raggiungono la maggiore età. Il motto dell'associazione è sorridere sempre e non mollare mai, portando nel contempo alla luce di tutti la necessità di una persona cardiopatica e dei suoi diritti.
Ed il 14 febbraio scorso al Gaslini, nell'atrio del padiglione 16, l'associazione ha organizzato una mostra fotografica per sensibilizzare il problema cardiopatia congenita. Il titolo della mostra, che era Il sorriso del guerriero, storie di bambini ed adulti cardiopatici congeniti, diceva chiaramente l'obiettivo dell'appuntamento. L'esposizione si è aperta alle 10 in punto, con la benedizione del simpaticissimo Don Matteo. Le foto esposte sono state scattate in diverse città italiane da Aina Rigazio, che è anche ideatrice della mostra, e tutti i soggetti delle immagini sono bambini e Gucci con cardiopatie congenite. Ascoltiamo Enrica Grattarola, presidente dell'associazione, e proprio Aina Rigazio, l'organizzatrice della giornata. Bene, proseguiamo qui al Gaslini questa splendida mostra organizzata da questa fantastica associazione. Abbiamo la presidente dell'associazione Piccoli Cuori, che è Enrica Grattarola, e a lei abbiamo preparato un paio di domande, ecco, che ci racconti un po', Presidente, come è nata nel 98? Chi ha avuto l'idea di realizzare questa associazione? Questa associazione è nata, appunto, come ha detto lei poc'anzi, nel 1998, grazie all'idea di noi genitori che ci siamo ritrovati a dover percorrere questo tunnel caratterizzato da una cardiopatia congenita. Ovviamente, quando uno è ignaro di questa materia, pensa che il cuore sia fatto il classico cuore rosso, e invece la strada è totalmente diversa. Però ci siamo uniti, abbiamo unito le forze, e questo ha portato che l'associazione quest'anno compirà 25 anni, e nel corso degli anni all'interno sono entrati i GUCC, ovvero i cardiopatici diventati adulti, perché dalla maggiore età c'è questo acronimo che si definisce così, appunto, il cardiopatico adulto. Ecco, in questi 25 anni di attività c'è qualche persona particolare da ricordare e ringraziare? Sicuramente in primis possiamo solo che ricordare e ringraziare tutti i medici che in questi anni si sono susseguiti all'interno sia della cardiologia che della cardiochirurgia, la loro professionalità e il loro amore che hanno dimostrato nei nostri confronti, sia come genitori che nei confronti dei nostri figli. E poi non per ultimo, ricordando i due ragazzi che non ci sono più, Mattia e Roberta, che la mostra oggi è dedicata a loro. Bene, parlando di mostra, proprio qui abbiamo la curatrice, la fotografa, l'ideatrice di questa bella mostra. Com'è nata questa idea di fare questa bella mostra? Questa mostra è nata per essere un esempio e un sostegno per tutti i genitori che verranno dopo a seguire, e per essere un esempio, appunto, di vita e di speranza, una testimonianza del fatto che il futuro è possibile e che sarà possibile un futuro pieno. Allo stesso modo ho cercato di dare una testimonianza anche per tutti coloro che sono al di fuori del nostro ambiente, e in modo tale da sensibilizzare, insomma, l'opinione pubblica ai temi che sono tipici delle nostre patologie e, insomma, quelli che sono esterni al nostro mondo, appunto. Vuole essere un messaggio di speranza, fondamentalmente, un esempio di vita. Ecco. Bene, allora, come sempre dico io, diamo un po' i numeri su questa mostra. Quante fotografie, difficoltà per realizzarle? Allora, difficoltà principalmente è stato lanciato un annuncio online affinché chi voleva potesse aderire, e hanno aderito tantissime persone nel tempo, diverse famiglie. Abbiamo girato parecchie zone, insomma, del nord Italia, a partire da varie tappe su Milano, su Torino, Pavia, Vercelli e provincia, due tappe a Genova. Abbiamo raccolto, insomma, tantissimi ragazzi, tantissimi bambini e adulti diventati, appunto, e, insomma, hanno partecipato veramente con tantissimo entusiasmo, e siamo contenti perché non ci aspettavamo un seguito così enorme, ed è stato un lavoro che ha ripagato a livello umano veramente tanto. Siamo contenti davvero del risultato. L'abbiamo già esposta varie volte, abbiamo fatto
l'inaugurazione a Vercelli direttamente e l'abbiamo esposta all'ospedale di Vercelli, l'abbiamo esposta già una volta a Genova qua a Palazzo Ducale e oggi riprendiamo il progetto qua dove è casa nostra ed è giusto che insomma ci fosse una tappa qua. Quante fotografie sono esposte? Sono parecchie, sinceramente sono più di 100 foto, sono 3 foto a soggetto e ci sono anche i genitori in alcuni casi che hanno voluto insomma partecipare e insomma sono parecchie foto. Aggiungere una cosa, volevo anche dire che Aina è, oltre a essere una nostra Gucci, ha fondato insieme ad altri ragazzi Gucci come lei la filiale di Vercelli. È intervenuto anche il dottor Guido Michieron, direttore della unità operativa complessa di cardiochirurgia del Gaslini. Bene, siamo con il dottor Guido Michieron, direttore del reparto cardiochirurgia del Gaslini. Lei, professore, arriva da Londra, dove era responsabile del programma di cardiochirurgia al Royal Brompton Hospital. Professore, lei che è da qui da 5 mesi, può tracciare un primo bilancio di questo suo ritorno in Italia al Gaslini? Beh, è un'esperienza estremamente interessante riportare nel proprio paese le esperienze accumulate più di 10 anni di attività clinica in un centro di eccellenza e rappresenta anche un modello da importare soprattutto a livello organizzativo. Per quanto riguarda le risorse umane sono ottime, il brand Gaslini non ha bisogno di nessuna pubblicità. Però da un punto di vista organizzativo penso che ci siano delle margini di miglioramento e di implementazione soprattutto fra le varie anime della struttura, e non solo cardiochirurgia ma cardiologia, anestesia, terapia intensiva, radiologia, sono tutte sotto specialità o super specialità che devono collaborare per la buona strategia nel programma di una procedura chirurgica un paziente con cardiopatia congenita e anche per un follow up che sia che accompagni questi pazienti poi verso l'età del congenito adulto. Ecco, i progressi in questi ultimi 10-15 anni sono stati tanti? Sì, ci sono stati grandi progressi sia da un punto di vista tecnico, miglioramento soprattutto dei sistemi di circolazione extracorporea, di supporto extracorporeo. Sono progressi da un punto di vista chirurgico, nuove procedure che sono state introdotte soprattutto per la chirurgia valvolare, parlo per l'Epstein, parlo per la patologia della radice aortica nel congenito adulto e ci sono soprattutto miglioramenti nelle tecniche di imaging con l'introduzione della risonanza, tecniche di ricostruzione tridimensionale con angiotac, sempre macchine più specializzate, 3D printing, virtual reality che è un'altra realtà che si sta imponendo adesso per consentire una piena comprensione di quella che è l'anatomia, la fisiologia nel preoperatorio e quello che può essere la ricostruzione ideale per qualsiasi tipo di cardiopatia congenita. Quindi c'è un grande fermento e un grande sviluppo che è ancora in corso nel tentativo o nell'obiettivo di portare le migliori cure al singolo paziente, individualizzato sul singolo paziente. Ecco, le differenze, visto che ho avuto questa bella esperienza in Gran Bretagna, ci sono molte differenze tra il mondo ospedaliero britannico e il nostro? Ma concettualmente diciamo che il mondo italiano, la sanità italiana è stata costruita sul modello dell'NHS inglese, non possiamo dire che siano momenti semplici per l'NHS, sulla stampa è a conoscenza di tutti quelle che sono le problematiche. Il concetto di una sanità pubblica è a disposizione di tutti, è un grandissimo valore aggiunto. Dobbiamo essere consapevoli che le risorse da destinare a questo aspetto non possono essere limitate, devono essere espanse col progredire della medicina, col progredire delle tecniche chirurgiche, tecniche di assistenza.
non è consentito un risparmio sulla salute, soprattutto dei bambini, anche alla luce di quelli che sono gli eventi mondiali che dimostrano invece un consumo delle risorse limitate a disposizione per altri fini. Ecco, per concludere, l'importanza di queste associazioni, tipo Piccoli Cuori col Gaslini, qual è? Il contatto e la stretta connessione con le associazioni di genitori è fondamentale, perché per noi rappresenta un controllo di qualità, e per noi rappresenta anche un modo per creare gruppo, creare un qualcosa che alla fine rappresenta un'ancora di riferimento, un'ancora di, non direi di salvezza, ma di riferimento per tutte le famiglie che si trovano ad affrontare queste problematiche. Quindi il fatto di avere una struttura già consolidata è senz'altro un valore aggiunto a quello che noi ogni giorno portiamo sul campo. Perfetto, la ringrazio. Molto grazie. Tra i tanti volontari presenti, la tesoriera dell'associazione Chiara Pesce e la segretaria Mara Mangiarotti. Perfetto, siamo con altre due componenti di questa bella famiglia dei Piccoli Cuori e parliamo subito un po' di progetti. Allora, un piccolo accenno al passato, perché nel passato i progetti erano principalmente dedicati alle famiglie, ai piccoli e alla cardiologia, quindi sono stati nel tempo acquistati materiali proprio per il reparto, dispositivi medici. Adesso invece stiamo crescendo, diciamo così, e stiamo cercando di sviluppare anche progetti più ampi, e in particolar modo uno dei temi che ci è molto caro è quello legato allo sport, perché spesso si pensa che un bimbo cardiopatico non possa fare sport. In realtà no, anzi è molto importante che venga appunto dedicato tempo allo sport, e ovviamente in maniera corretta, perché deve essere dedicato, cioè ogni bambino deve valutare le proprie capacità, e quindi proprio con i medici stiamo cercando di sviluppare questo progetto per inserimento nello sport. Poi altre tematiche legate invece più al mondo dell'adulto, e ad esempio un tema che ovviamente è tipico dell'adulto e non del bambino è la gravidanza, e quindi un altro tema che stiamo cercando di sviluppare è proprio quello di assistere e supportare le donne che vogliono affrontare una gravidanza. Poi un altro tema è il mondo del lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro. E insomma tanti. È un impegno a 360 gradi. Sì. A 380, un po' di più. Ecco, poi un altro che siamo già invece sviluppato, che abbiamo già sviluppato, è il supporto psicologico in reparto. C'è appunto una psicologa che per 3 volte a settimana è disponibile nel reparto, proprio per ovviamente l'assistenza alle famiglie, ai bambini, eccetera. Bene. E invece adesso parliamo un po' della parte segreteria, parliamo un po' della giornata tipo dell'associazione. In segreteria cosa fate? Per quanto riguarda l'aspetto della segreteria, lo scopo principale è tenere traccia delle mail, rispondere alle telefonate, e una volta che si riceve la mail, nel giro massimo di 4 giorni, rispondere alle persone che appunto hanno bisogno e che necessitano di un nostro intervento. E vogliamo appunto curare questo aspetto, perché soltanto attraverso un'organizzazione precisa e puntuale delle informazioni che possono essere raggiunte nel minor tempo possibile grandi traguardi. Ecco, come viene raggiunta l'associazione? Tramite email, tramite telefono? Sì, sia tramite una mail di contatto che un numero di telefono presenti sul sito dell'associazione. Su cosa si può migliorare ancora? E noi siamo molto ambiziosi, quindi abbiamo comunque tante idee, tanti progetti, e grazie alla nostra presidente sono sicura che effettivamente riusciremo a raggiungere tantissimi traguardi e a portare a termine tantissime iniziative. Parliamo di un progetto particolare?
Sono molto felice di presentare il progetto della Polizia di Stato, il cui titolo è Train to be Cool, avente lo scopo di promuovere la legalità all'interno delle scuole. In questo caso noi per il terzo anno consecutivo siamo molto felici di portarlo all'interno dei reparti. Attraverso una videochiamata i bambini vengono raggiunti dagli ufficiali della Polizia Ferroviaria del compartimento della Liguria, la cui sede è all'interno della stazione Genova Principe, e attraverso la loro gentilezza, la loro disponibilità e il loro immenso cuore raggiungono le famiglie e i bambini all'interno delle stanze e portano un vero e proprio raggio di luce. E anche quest'anno il nostro scopo, grazie alla presidente dell'associazione e a tutte le volontarie, siamo sicure che riusciremo a raggiungere tanti altri bambini come è stato fatto nei 2 anni precedenti. Bene, Chiara, chiudiamo con un parlando alla telecamera, di quello che vuoi. Okay. Siamo qua a Gaslini, nella nostra casa. Per noi piccoli diventati grandi è stata appunto una seconda casa. Ringraziamo tutte le persone che nel tempo ci hanno sostenuto e continuano a sostenerci, e speriamo di dare sempre il meglio e di sorridere sempre alla vita nonostante tutto. Bene, grazie e complimenti. Poi nel pomeriggio 4 musicisti, Elena Martini, Filippo Bogdanovic, Andrea Piras ed Andrea Paganelli, che fanno parte dell'Orchestra Giovanile Regionale Paganini, hanno aiutato i visitatori della mostra. Ricordiamo che la struttura dell'associazione, guidata da Enrica Grottarola, ha come vicepresidente il cardiologo dottor Gianluca Trocchio, mentre il consiglio direttivo è formato dal cardiologo dottor Andrea Rimini e completato da Michela Bazzari, Chiara Pesce e Patrizia Giordano. Insomma, una giornata riuscitissima, e dal Gaslini sono arrivati in tanti a visitare la mostra. Il messaggio che la giornata ha voluto ricordare e divulgare è pienamente riuscito, e cioè che la cardiopatia non pone limiti, perché tutti possono riuscire ad esaudire i propri desideri, sia in ambito lavorativo che familiare. Che dire, buon lavoro amici dell'associazione Piccoli Cuori. E arrivederci presto.